Oggi visiteremo altre due isole della mappa CTM e ho già fatto i ponti perché sono bravissimo. Allora, prima di tutto mettiamo via quest'ascia perché voi sapete, no, che non vogliamo perderle le asce, no? E allora adesso visiteremo queste cose. Comunque, se volete potete entrare sul mio server Discord che lo trovate in descrizione e anche sul mio Instagram se volete, sempre in descrizione si trova. Ah, cosa ho trovato? Qualcosa, ma sono bravissimo. Ma so Beh, queste sono buone. Queste sono proprio buone. Grazie alla persona della mappa che ha messo queste cose. Veramente, grazie mille. Mamma mia, è bravissimo. No, io questa cosa la butto perché non la voglio. Allora, poi ripianto gli alberi perché voi sapete che gli alberi servono per sostenerci con il legno, no? Voi sapete questa cosa, no? Cioè il legno è fondamentale qua in questa mappa. In questa mappa del male! Io lo sapevo, l'ho sempre saputo che c'entrava qualcosa Gian Giuberto con questa situazione, eh? Ok, va bene, allora, mettiamo via tutto perché non è che ci serva qualcosa, eh? Cioè, nel senso, via tutto. Cioè, per ora non ci serve niente, tengo solo la spada, ma più che altro non voglio perderle, eh? Cioè, vorrei evitare di perderle, Dunisiani. Allora, però, la seconda mappa è un pochino più interessante, perché... lì si trova la struttura dei pillager e ora ci andiamo. Molto interessante. Dice benvenuti al pillager outpost. Si chiama così questo posto. Beh, allora grazie mille prima di tutto di queste cose. Allora prima di tutto tu non mi fai male. Oddio, aiuto, ho paura ad entrare. Ma che accoglienza, ma che accoglienza. Ma scusatemi. Ma vi rendete conto? Ma vi ci rendiamo tutti quanti conto di della bellezza che è questo posto? Perché di solito in Minecraft Vanilla ci sono pieni di villager cattivi, tutti quanti che ti vogliono uccidere, che ti vogliono... avete capito, no? Non si può dire, però tutti quanti che ti vogliono fare brutte cose invece... Lei, signore, è molto bravo. È molto bravo. Grazie mille dell'armatura e grazie mille della light blue concrete. Volevo dire terracotta. Io poi nello scorso episodio continuavo a chiamarlo concrete. Ma si chiama terracotta, porca miseria. Dunis, la devi chiamare terracotta. Ricordatemelo nei commenti. Scrivete Dunis si chiama terracotta. Perché io continuavo a chiamarla concrete. Anche all'inizio di questo episodio io l'ho chiamata concrete. Non è possibile. Ma mangio una mela perché è buona. Allora, ho paura a scendere ora perché potrei uccidermi, ma... ora che ci penso, abbiamo già visitato tutte le due le mappe perché erano molto veloci da visitare. Però, Dunisiani, non demordiamo perché ora andremo sicuramente verso un'altra isola. Almeno una, poi adesso vediamo. Comunque, oh caspita, ho premuto il pulsante sbagliato. Vabbè, facciamo finta di niente perché sono stupido. No, premiamo il pulsante. Ma questa è la torta. Io non avevo vista la torta, ma com'è possibile? Ma qua dentro c'è qualcosa? No. Eh beh, un po' deludente però devo dire questa. Cioè, molto bella, una struttura. Ma sono stupido? No, ditemelo se sono stupido perché forse, poi non lo so, magari vado da uno psichiatra, Magari mi risolve la scemenza lo psichiatra, non lo so. Comunque, ovviamente scherzo, non è che ci vanno le persone stupide dallo psichiatra. Io lo voglio dire perché stavo scherzando. Io sono un caso particolare che devo andare dallo psichiatra tutto il tempo. Però, porca miseria, ovviamente scherzo e non pensate per davvero, non pensate che dico queste cose per davvero. Allora, adesso però andiamo a visitare un'altra isola, forza. Comunque se avete consigli di qualche musica che posso ascoltare scrivetemela nei commenti perché vorrei ascoltare altre musiche. Perché io ascolto musiche sempre le stesse e mi sono stufato, cioè dopo un po' basta tutte queste musiche. Mettiamo via tutte queste robe che... non sono belle, non sono affatto belle. Cioè, in realtà non so nemmeno a cosa servano. Comunque, grazie dei consigli se me li darete. Ma cos'è quell'isola là davanti? Ma è bellissima! L'ho appena notata in tutti questi episodi. Io l'ho appena notata. Adesso ci andiamo e la vediamo. Siamo arrivati! Guardate che ponte lunghissimo che ho fatto. Ma adesso là sotto c'è uno scheletro pronto ad ucciderci. E io qua non ho nemmeno completato il ponte perché non mi bastava la pietra. Però ovviamente noi siamo parkourer. Cioè nel senso facciamo uccidiamo questo scheletro veloci. Ma no, ma qua ci sono gli spawners. Gli spawners di ragni che non ci interessano minimamente. Molto bene. Cos'è che ho detto? Molto bene volevo dire. Molto bene, allora
Da quel che ho visto, dunisiani, queste sono le caverne. Queste caverne, però, potrebbero essere pericolose. Sono piene di minerali, piene di materiali belli, devo dire, molto, molto utili. Sarebbe bello ci fossero anche dei diamanti, Ma non è che ne veda chissà quanti, sinceramente. Poi qua si sale, si scende, ma vabbè, niente di che praticamente, interessante. E poi là sopra io avevo visto, mi pareva di aver visto qualcosa di strano sopra quell'isola là sopra. Eccola là, la riuscite a vedere? Quella è la casa del demonio, secondo me. Là si nasconde tipo una specie di mago, di stregone con, non lo so, le cose brutte, no? Che tutto quanto pervertito. Che brutte cose, no? Speriamo di no. Allora, lo stregone è pervertito. Vabbè, comunque, si possono dire ste cose? Vabbè, speriamo di sì. insomma, qua c'è la casa dello stregone, attenzione. Lo stregone è pervertito. È andato fuori di casa, però. Porca miseria, ha lasciato. Qua si vede che scava e mangia il pane. Quindi lo stregone. Abbiamo trovato la blu terracotta, che in realtà sembra viola, ma vabbè, facciamo finta che sia blu. Secondo me è sempre viola, Però vabbè, insomma, lo stregone aveva una terracotta un po' fake, diciamo, un po' falsa, un po' schifosa. Ma non so cosa faccia tutto il tempo qua, questo stregone. Forse è andato su quell'isola e magari là. No, si è teletrasportato con tutto col suo scettro, i suoi lunghi sopracciglia, tutte quante così, un nasone grossissimo, tutto pieno di foruncoli. Poi cos'è che ha? Lo scettro, tutte le mani così, no? Tipo. Aah! Poi cos'altro ha? Fatemi pensare. Ah, giusto, giusto, ha la bocca che sembra altro che la Barbara. Vabbè, no, ovviamente si scherza, Ovviamente si scherza. Però molto bella, molto bello lo stregone, molto bello. Io sono un fan della Barbara comunque, quindi la stimo molto. Allora, non la so affatto paragonare. Vabbè, forse dovrei star zitto, basta, basta, perché se no la situazione degenera e non voglio che degeneri. Come faccio ad arrivare fin là? Vabbè, prendo dei minerali qua dalla caverna e ritorno, Lo stregone, mamma mia. Dobbiamo stare attenti, tunisiani. Signor maiale, lei mi racconta delle esperienze brutte che ha avuto con lo stregone. Con le labbra di Barb. Vabbè. Oh, mamma mia, forse dovrebbero fare un libro sulla mia stupidità. Lo psichiatra che mi prende a cura potrebbe, mi rivolgo a lui, potrebbe, diciamo, scrivere un libro sui miei disturbi mentali? Secondo me ce ne ho molti. Però, allora, io ho preso un sacco di. Ah, ecco, tipo il fatto che non riesco. Deficit d'attenzione, ce ne abbiamo uno, signor psichiatra. Deficit d'attenzione e di iperattività. Attenzione, perché qua. Ok, allora, in pratica, ora posso fare. Ovviamente posso fare la pietra, cioè. I mezzi blocchi, vabbè, vedete che sono tutto scemo, tutto deficiente. Ora speriamo di non ritrovarci nella nostra isola lo stregone con il cappello, tutto quanto e lo scettro che poi dopo avete presente, no? Lo scettro ce lo infila da qualche parte di brutto lo stregone, mamma mia. Fa pure una magia. Vabbè, no, basta, basta, basta. Qua si entra in un ambito proibito, Proprio. Non solo della stregoneria, ma anche e soprattutto di YouTube. Perché poi le magie. Vabbè, in quel po'. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Meglio che una. Se non avete capito, meglio. Meglio. Fidatevi di me. Fidatevi di me. Allora, mettiamo a cuocere il ferro. Perché grazie a quella caverna sono riuscito a prendere un sacco di ferro. E a buttare questi fiori. No, vabbè, no, mi spiace buttarli, quindi li tengo qua. Molto carini. I fiori molto carini. Dove sono finiti? Ah, ok, ecco qua. Posso mettere il ferro. Cos'altro ci serve però? Mi sa che ci serve un'altra cassa, che però. La cassa però non si fa Dunis con la pietra. Questa cosa la dovresti sapere, sai, giochi a Minecraft da anni. Forse dovresti sapere, no? Dico io che la cassa non si fa con la pietra, ma si fa con il legno. Pensate voi. Questa cosa io non la sapevo, l'ho scoperta solo ora. Sì, però, se, scusa. Mi prendi per il. Vabbè, per il sedere, diciamo, no? Vabbè, ok. Allora, ci serve
Vabbè, no, non ci serve più niente. Abbiamo finito in teoria. Che spavento sta pecora! Oh mio Dio! Ma ci si può spaventare per una pecora? Ma mi guardava tutto strano, avete visto? Ma non è che è seduta? Guardatela! No, scusate, questa è la pecora smanza. Ma lo sapete che questa è la pecora smanza di Gian Giuberto? Secondo me ce l'ha mandata lui! È tutta colpa sua! Può essere! Mi sa di sì. Eh? Ha detto qua, secondo me ha detto qualcosa, sentiamo. Ah, ha detto cretino, ma come ti permetti, pecora di Gian Giuberto? Ti tengo qua solo perché mi dispiace uccidere le pecore, non si fa. Sì, vabbè. Ah, poi, allora, oggi ci mancano, cioè oggi ci mancano, oggi abbiamo preso due terracotte. Si può dire, vabbè, due terracotta. Abbiamo preso quella light blu e quella blu. È molto bella quella blu. Il tramonto sta sorgendo perché la flotta dei dunisiani è pronta per attraversare la galassia più profonda di questo universo, perché tutti insieme riusciremo a sconfiggere Gian Giuberto e a raggiungere livelli stratosferici. Porca miseria, tutti insieme arriveremo nei posti più bui e nascosti dell'universo e li conquisteremo. Iscrivetevi al canale, scrivete cuffie se siete arrivati fino a questo punto del video, e con lo schiocco magico di Dunis finisce il video. Ciao!